Buongiorno e bentrovati a Sveglia Trieste, ai nostri telespettatori. Daremo uno sguardo come sempre alle prime pagine dei giornali, poi i collegamenti con la sala operativa della Polizia Locale, le previsioni del tempo e l'ospite a partire dalle 7:30. Come sempre le vostre chiamate sono possibili telefonando allo 040 31 39 93. Diamo uno sguardo alle prime pagine dei giornali, il piccolo, l'apertura e rottura tra la Regione e i primari. I medici ospedalieri contestano i tagli. Trieste già 4.000 firme contro la riforma della sanità. Dura replica di Serracchiani, i servizi restano, tocchiamo solo qualche poltrona. Subito sotto la testata la sentenza metodo Stamina seppellito dalla Corte di Cassazione. E poi la visita in Bosnia, il Papa arriva a Sarajevo, incombe la minaccia dell'ISIS. Al centro la foto dedicata alla finale di Champions di questa sera tra Juventus e Barcellona, a Berlino il sogno della Coppa con le orecchie. Poi di spalla il dopo Coopoperaio, Despar vince la partita dei supermarket, infatti la catena che ha più supermercati da oggi in poi per quanto riguarda la provincia di Trieste. Enologia, la Vitovska conquista l'America, quindi parliamo anche di grandi vini. Il processo rapito e picchiato, condannati due aguzzini. Come abbiamo riferito anche nel nostro telegiornale di ieri sera, condannati i due aguzzini di Giarizzole. Mafia capitale diventa una valanga senza freni, altri indagati eccellenti. Faccia a faccia con Renzi, De Luca sarà sospeso, ma prima la giunta. E poi sul fronte sportivo la Serie D, pasticcio Triestina Bis, la trattativa con il Monfalcone si ingarbuglia, come vi abbiamo riferito invece ieri, Pontrelli punta alla Lega Pro con una richiesta in federazione. Oggi la Bianchi, il match che per Trieste vale la A1. Andiamo a vedere invece il Messaggero Veneto, la sferzata di Serracchiani dopo le ultime vicende in Friuli Venezia Giulia. Non ricandiderei tutti. Profughi, situazione fuori controllo, sfrattati dal Moretti, in 100 vagano per la città e bivaccano nelle aree verdi. La protesta del sindaco di Dolegna che ha mandato in Friuli la COP sotto inchiesta. Uno psicologo per il crack Cocca, la proposta del comitato dei soci, sconvolti per il suicidio di Colussi. Il Corriere della Sera, la prima pagina, l'intervista al premier russo Vladimir Putin. Non sono un aggressore, patto con l'Europa. Intervista di Paolo Valentino, la fiducia, l'Italia dà un contributo notevole allo sviluppo del dialogo, questo crea rapporti speciali tra i nostri due paesi. 17 minuti, noi minacciosi ci sono sommergibili su navi americane che in 17 minuti possono raggiungere Mosca. E poi ancora a Roma la grande spartizione, così i politici di destra e sinistra orientavano gli appalti e si dividevano le tangenti. E ancora notizie in ambito sportivo nazionale sicuramente del giorno, Milan alla thailandese, Berlusconi cede il 48%, la svolta a fare da 470 milioni di euro, all'ex premier resta la guida del club. Ripartiamo quindi dal piccolo, pagine nazionali, Mafia Capitale, atto secondo, sotto inchiesta il braccio destro di Alfano, Castiglione NCD indagato per il Caradimineo e sottosegretario dell'Agricoltura, a Roma lo spettro dello scioglimento. Parlano i consiglieri manovrati dal clan da Buzzi, mai soldi. Tutti si proclamano innocenti, ma le carte raccontano altro. Ozimo è un esoso, Coratti è mio. Oggi tocca a Gramazio. Il PD blinda il sindaco Marino, Renzi serra i ranghi in difesa di giunta e governo. Continuiamo a fare pulizia. Politica lo scontro, mossa del governo, De Luca sospeso, ma prima la giunta, il governatore della Campania a Palazzo Chigi da Renzi, Rosaria Bindi, chiaramente voleva colpire il premier. Lega, Salvini pronto al lancio della fase 2, strategia
per sfondare al sud, volti nuovi al raduno di Pontida, Berlusconi frena, nessuna disfatta di Forza Italia. Stamina, cura non scientifica e pericolosa. La Cassazione boccia senza appello il metodo, registrati nel 25% dei pazienti, eventi avversi, gravi nel 14% dei casi. Scontro tra convogli nella metro di Roma, terrore e 21 feriti, gli incidenti in una galleria vicino alla fermata Europalasport, inquirenti, errore umano, ma non si esclude anche un guasto. A casa dopo 70 anni i resti dell'aviatore statunitense, il sottotenente Harry Maguire, precipitò nella laguna di Grado nel 1944, inumate nel Missouri, le spoglie recuperate lo scorso anno. Queste le foto appunto delle esequie negli Stati Uniti. Sarajevo, la grande attesa per Francesco, oggi la visita del Papa nel segno della pacificazione, febbrili preparativi, discreta ma imponente la macchina della sicurezza. Ma sui Balcani, come è stato riferito nella giornata di ieri, si allunga l'ombra dell'ISIS, nuovo video di propaganda, vendicheremo l'umiliazione subita in Kosovo, Albania e Macedonia. Assurda la proposta dell'Unione Europea, Tsipras contro Bruxelles, il premier greco si rimangia l'accordo in vista dopo la lettera di Juncker, in forse i pagamenti al Fondo Monetario Internazionale, borse a picco, Germania tensione tra Merkel e Schäuble. Dall'economia del mare 1,8 miliardi del Friuli Venezia Giulia, il rapporto annuale di SRM, il valore aggiunto generato in regione, è pari al 4,1% del totale nazionale, sistema italiano in stallo. I giovani di Confindustria, Renzi, legge sui partiti, da Santa Margherita appello al Premier, usaci per le idee, non solo per le tasse, chieste regole per la politica e lobby. In platea non scatta il feeling con Salvini. Segregato come uno schiavo per 10 anni, a Fiume la vicenda di un uomo che viveva nel garage del suo datore di lavoro per salario e un pasto caldo al giorno. Sotto sequestro Milovan Gozdenovic aveva sottratto alla sua vittima tutti i documenti, le indagini della polizia partite alcuni mesi fa. Taglia i primari, Serracchiani tira dritto, la Presidente ribatte l'accusa dei medici ospedalieri, non riduciamo i servizi, tocchiamo solo qualche poltrona. Allora proprio in tema andiamo a vedere il servizio del telegiornale di ieri in cui appunto la Serracchiani risponde alla polemica dei primari. Che bisogna eliminare i doppioni, che bisogna eliminare quelle situazioni nelle quali oggettivamente c'è una sovrabbondanza, che molto spesso, guardate, lo dico perché ne sono assolutamente convinta, è una sovrabbondanza di poltrone, perché nessuno elimina il servizio. Il governatore Serracchiani sceglie il convegno dell'Associazione Italiana Fisioterapisti per rispondere alle polemiche sulla riforma sanitaria da parte dei primari. Sulla nostra emittente il professor Gambardella aveva parlato di una Trieste scippata della sua sanità senza alcuna resistenza da parte del sindaco. Oggi il presidente dell'Ordine dei Medici Claudio Pandullo, nel faccia a faccia con il numero uno della regione, ha aggiustato il tiro parlando di polemiche sterili. Se è sterile non me ne preoccupo, perché credo onestamente che faccia parte di una concezione della sanità che va immediatamente superata, cioè non c'è più tempo, siamo già tardi. Poi la Serracchiani entra nello specifico spiegando il perché la sanità regionale, che impegna il 55% del bilancio ed è rimasta, stando al Presidente, ferma agli anni 90, vada necessariamente riformata. Noi ci ritroviamo con 17 ospedali pubblici, una quantità infinita di posti letto per acuti, ma come dire, una ospedalizzazione orientata agli anni 90. Tu entravi in ospedale, facevi l'intervento e stavi un sacco di tempo in ospedale, per cui quando uscivi avevi altre esigenze. Ora la medicina è cambiata, entri in ospedale, fai l'intervento, esci praticamente il giorno stesso in gran parte delle circostanze o di lì a pochi giorni, ma quella sanità non ha saputo negli anni riadattarsi.
Non manca una citazione delle attuali magagne nel mondo della salute, dalle aziende sanitarie in concorrenza sui pazienti alle sovrapposizioni sul fronte ospedaliero. Pur avendo in cura la stessa persona, le dinamiche tra il medico dell'ospedale di Tolmezzo e quello di Udine sono determinate semplicemente dalla fortuna o dalla sfiga che dall'altra parte ti risponda uno che sa chi sei e vuole o desidera risponderti, altrimenti rimani appeso al filo. Infine, l'invito fermo e deciso a collaborare con un processo di riforma che inevitabilmente proseguirà. Perché nel momento in cui dici che ospedale, università e territorio devono stare insieme, vuol dire che rivedi anche i ponti di comando, vuol dire che rivedi le scale gerarchiche, vuol dire che in questo sistema che non è più verticale ma che deve diventare orizzontale, tutti devono cedere qualcosa, un po' come quando si vuole fare l'Europa, no? Si dice che l'Europa esisterà soltanto quando gli stati nazionali cederanno un po' di sovranità nazionale. Bene, ognuno di quegli stati nazionali che sta dentro la sanità di questa regione deve cedere qualcosa, altrimenti non se ne viene fuori. E su questo tema sentiremo il commento di Sandra Sanvino, onorevole di Forza Italia, a partire dalle 7.30 qui con noi. Come sempre potete chiamare allo 040 31 39 93. Proseguiamo con la pagina regionale. Il derby per la presidenza non turba il centrosinistra. PD Cittadini e SEL definiscono naturale la disponibilità a correre da parte di Bolzanello, ma Paviotti punta sul Serracchiani bis e Lauri avverte sinistra indispensabile. I 3 anni di tempo, il secondo mandato di Debora, le ali estreme, insomma tutte le questioni al centro del dibattito, perché la Serracchiani aveva detto potrei voler fare un secondo mandato, Bolzanello sembra l'erede naturale a livello di candidatura, vedremo come finirà la vicenda, ci vuole ancora chiaramente un po' di tempo. Save seppellisce l'alleanza con Ronchi, il presidente dello Scalo di Venezia. Dopo 15 anni d'attesa, l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia è uscito dal... dal nostro radar. Allora, andiamo avanti. Debutta il bus dell'amore, porta al bordello. Da oggi nuovo servizio di trasporto fa la spola fra le città del nord-est e il tempio del sesso carinziano. Color Run sfonda quota 20.000 iscritti, le iscrizioni online alla corsa in programma sabato 20 a Trieste sono già esaurite. E siamo alla pagina della cronaca triestina, sfida dei supermarket, primato ad Esparla, fine dell'impero delle coop operaie, rivoluziona la geografia triestina. Il colosso austriaco conta ora su 29 punti vendita. Vedete insomma un po' i nuovi equilibri della grande distribuzione a Trieste, 29 negozi per Despar, 22 già di proprietà, 7 ex cooperaie, la Coop Consumatori Nord-Est che ora ha 11 negozi, 3 già di proprietà, 8 ex coop operaie tra cui il negozio delle Torri, la Conad 8 negozi, 5 già di proprietà, 3 ex coop. Peso dei negozi secondo player del Nord-Est, proprietarie però le due iperlocali. I precari dell'Alcatel restano nel limbo, anche se ieri il piano Flextronics per Alcatel sembra aver registrato delle aperture da parte dei sindacati, mentre la politica ne è già convinta. Vediamo il servizio del nostro Enrico Scaramucci. Un piccolo passo in avanti e una posizione di ottimismo, quella espressa dai sindacati sull'esito del tavolo odierno presso il Ministero dello Sviluppo Economico sull'avvertenza Alcatel. Abbiamo cominciato a discutere del piano industriale, abbiamo cominciato a vedere qualche numero in termini di investimenti economici sia a livello di tecnologie che a livello di formazione che a livello di accrescimento diciamo, delle capacità dello stabilimento. Si è entrati anche nella discussione su un piano di stabilizzazione dei lavoratori precari, sui quali però oggi diciamo non abbiamo ancora un numero nelle mani, in quanto l'azienda sta facendo diciamo, la due diligence in corso presso lo stabilimento di Trieste, quindi sta affrontando la questione numerica in questi giorni, si è riservata di risponderci con una proposta il giorno 22 di giugno, data nella quale noi ci riconvocheremo presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Nel corso dell'incontro Flextronics ha confermato investimenti per integrare il sito triestino nel sistema del gruppo e interventi annuali nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale. Lo stabilimento sarà costituito in società autonoma e avrà la necessità di sviluppare professionalità nuove di tipo amministrativo e commerciale. Rimangono ancora alcune questioni del piano industriale da approfondire ulteriormente rispetto alla missione industriale che si vuole dare allo stabilimento di Trieste. Quindi possiamo dire che sì, è stato fatto un passo avanti, ci sono ancora dei nodi da chiarire, comunque ecco, la discussione si sta instradando, insomma. All'incontro era presente l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Gianni Torrenti, che ha ricordato come la Regione disponga di ampi strumenti nel campo della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, che possono favorire la competitività dello stabilimento di Trieste. Trieste contesta il supercomune, no bipartisan in commissione alla riforma regionale degli enti locali, l'ipotesi del ricorso al TAR contro il provvedimento. Si tratterebbe di questa unione dei comuni decise dalla regione, la supposta unione giuliana, comuni di Duino e Orisina, Morupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico e Trieste, che verrebbero fusi assieme. Su questo sta discutendo, ma a quanto pare le opposizioni sono molto molto forti, come era immaginabile. La saga del PDL, nasce un nuovo gruppo, Rovis e Antonioni in consiglio comunale, lasciandosi alle spalle le baruffe, danno vita a Trieste Popolare in consiglio, obiettivo ricompattare il centrodestra. Di spalle l'iniziativa Un Memorial dedicato al governatore del TLT Giovanni Marchesi, ce ne abbiamo parlato anche nell'edizione di giovedì, domani si ricorderà il padre dell'indipendentismo con appunto questa festa, il dopolavoro ferroviario di Viale Miramare, domani a partire dalle 10 le prime manifestazioni. Aggressione al buffet di via San Marco, arrestato ex pugile, la polizia accusa Luca Movio, 42 anni, del tentato omicidio dell'uomo picchiato a San Giacomo, denunciato un suo amico. Tra l'altro è stato appurato che l'uomo avrebbe aggredito anche altre due persone che sarebbero rimaste ferite nel corso proprio di quella nottata. 1000 cavalieri al raduno triestino dell'arma dal 12 al 14 giugno, carosello in uniformi d'epoca e rassegne storiche, in mostra anche le figurine Parini. Il 13 giugno ci sarà il carosello al ippodromo di Montebello. Condannati due aguzzini di Giarizzole, 3 anni al capobanda, 2 anni e 8 mesi al padrone della casa in cui un rivale fu sequestrato e picchiato per una notte. Allora, andiamo a vedere il servizio dal nostro telegiornale di ieri sera. Condannati i due aguzzini di Piazzale Giarizzole che il 10 settembre scorso avevano picchiato, torturato e umiliato per un'intera notte un giovane con il solo scopo di rivendicare il loro potere assoluto. Erano i capi della banda di San Luigi, Daril Marussi di 21 anni, condannato a 3 anni di carcere, e Daniele Marianovic, 22enne, che dovrà scontare 2 anni e 8 mesi. I capi di imputazione per cui il PM Lucia Baldovin aveva chiesto il rinvio a giudizio sono sequestro di persona, rapina e lesione. A seguito della sentenza in rito abbreviato del giudice Laura Barresi, è stato invece assolto il terzo componente del gruppo, Renato Starz Zimarelli, giudicato in qualche modo vittima anch'esso dei due boss che lo trattavano quasi come uno schiavo. Una vicenda in stile Arancia Meccanica che per molti aspetti aveva fatto tornare alla mente il tremendo omicidio di Gretta, in cui i due carnefici, Consolo e Cavalli, ora condannati all'ergastolo, finirono per strappare la vita a Giovanni Novacco dopo una notte di sevizie. In questo caso invece la vittima era riuscita a scappare. In quella terribile notte lo avevano umiliato in tutti i modi possibili, arrivando a spruzzargli su pelle e vestiti il contenuto di una bomboletta spray. Tutto questo mentre fumavano hashish. Il trentenne non era stato legato, ma i suoi aguzzini gli hanno comunque impedito di uscire, sottraendogli il cellulare e le chiavi dell'auto e tenendola a vista persino se doveva fare pipì, costringendolo così per una decina d'ore a vivere in uno stato di terrore. Tutto questo solo per dimostrare al più debole, alla vittima, di averlo in pugno. Proseguiamo con argomenti più leggeri. Tripudio di girandole per la Bora, maxi installazione in Piazza Unità per la kermesse di 3 giorni dedicata al vento simbolo di Trieste. Tele 4 non poteva mancare. Allora vediamoci queste immagini di questa bella iniziativa. Come tutte le case.
condannati i due aguzzini di Piazza. Il servizio dedicato alla bora del nostro telegiornale di ieri, questa vera e propria diciamo così, festa della bora che è stata realizzata grazie a una sorta di igloo in Piazza Goldoni, dove c'è questo Bora Box, questa installazione che permette di vivere l'esperienza anche se in modo virtuale della bora, e poi queste girandole disposte in Piazza Unità. Provare sulla propria pelle il respiro della bora, anche quando il vento non spira affatto, ovvero soprattutto nei mesi estivi. Refoli virtuali, insomma, appannaggio dei turisti. E questo è il principio ispiratore di Bora Matta, la prima manifestazione dedicata all'elemento distintivo più triestino che ci sia. Piazza Goldoni quindi diventa Piazza della Bora, con l'installazione dell'igloo Bora Box, dove provare l'esperienza multisensoriale di una giornata di forte vento da nord-est, la riproduzione delle raffiche, i rumori e le belle immagini di Rai Teche. Il tutto sotto l'organizzazione della Prandicom e l'ideazione di Rino Lombardi, già noto all'Ombra di San Giusto per il magazzino dei venti e il progetto del Museo della Bora. Fino a domenica 7 giugno chiunque potrà visitare il mini Museo della Bora con incontri, installazioni, laboratori o semplicemente lasciarsi andare ad una passeggiata nella Casa del Vento tra palloncini e cappelli volanti sotto la spinta delle raffiche. Occhio però a non sbattere la testa. Non mancheranno gli spettacoli. Stasera alle 19 in Piazza della Bora ai Pupin Cabaret, alle 21 a Revoltella il concerto jazz dell'orchestra Senza Confini, poi domani e domenica alle 14.30 sempre in piazza gli oggetti volanti e gli aquiloni di Edo Borghetti, infine la parte forse più poetica dell'evento, il giardino delle girandole allestito in Piazza Unità, centinaia di girandole rosse che hanno attratto da stamani centinaia di curiosi con bambini di tutte le età attratti da uno dei giochi più semplici del mondo eppure così amati. Buon vento a tutti. Insomma, proprio una bella manifestazione. Andiamo avanti per dare un'occhiata anche al servizio dedicato alla Vitovska, che seduce il mercato statunitense, intenditori americani sempre più attratti da uno dei vini simbolo del Carso, celebrato a Duino con convegni e degustazioni. La rassegna in Castello, 23 le aziende presenti alla manifestazione, giunta alla nona edizione, assieme a loro i 25 ristoratori. Le storie dei viticoltori ad aprire da due giorni, racconti di giovani imprenditori attenti alla qualità dei prodotti e alla tutela dell'ambiente. Diamo uno sguardo però anche alla pagina sportiva, c'è chiaramente la notizia di Berlusconi che si è deciso e ha ceduto a Mr. B il 48% del Milan, 8 settimane di tempo per firmare l'accordo, poco meno di mezzo miliardo di euro dell'investitore asiatico. E poi c'è la notizia sul Triestina, diciamo così, bis, quella che dovrebbe sorgere in accordo con il Monfalcone per diciamo restituire il marchio a una società che a detta dei tifosi sia degna del nome storico, del marchio storico della Triestina. Ma ci sono dei problemi. UFM, ci sentiamo usati, e sospende la trattativa con il gruppo Zammarchi. La società monfalconese rimprova agli imprenditori una fuga in avanti nella vicenda della Serie D a Trieste, quindi vedremo come andrà a finire. Ma c'è un altro grandissimo appuntamento quest'oggi a Trieste. Pallanuoto, il grande giorno alla Bianchi, Trieste vuole la 1. Si annuncia una piscina mai così affollata per la gara 3 dei playoff promozione. Il tecnico Piccardo contro Siracusa con entusiasmo e freschezza atletica. Appuntamento quindi alla Bianchi alle 19.30 di questa sera per la gara clou. Se si vince si va in Serie 1. Ci sarà la differita della partita con telecronaca integrale da parte del sottoscritto assieme al collega Roberto Urizio di City Sport, in onda su Tele4 questa sera a mezzanotte e domani alle 18, quindi domani domenica alle 18, questa sera a mezzanotte per rivedere la finalissima della Pallanuoto Trieste contro l'Ortigia Siracusa. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste, dovrebbe esserci il maresciallo Roberto Leonardi in collegamento, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, la situazione del traffico e le altre segnalazioni per questo weekend quanto mai ricco di manifestazioni e quant'altro? Sì, allora andremo per ordine. Intanto un'ondata nella norma, niente di tale.
come al solito. Per quanto riguarda le manifestazioni, le darei le manifestazioni di oggi, poi magari faremo anche quelle di domani. Oggi voglio solo ricordare che abbiamo l'arrivo della nave, perciò facciamo attenzione a chi ha lasciato l'auto in Piazza dei Marinai d'Italia e limitrofe, perché è già in azione praticamente la rimozione dei veicoli a causa della nave in arrivo. Per quanto riguarda altre manifestazioni, ho due manifestazioni all'interno dell'ex comprensorio dell'OPP, e poi per il momento non le direi altro se non che c'è una manifestazione di Aquiloni che si svolgerà dalle 10 alle 18 sul Molo Audace. Benissimo, grazie allora al maresciallo Roberto Leonardi. Ricordiamo che stasera per la partita del pallanuoto meglio arrivare un po' prima, perché invece lì ci saranno problemini per il parcheggio, quindi insomma si inizia alle 19:30, meglio arrivare un tre quarti d'ora prima per evitare problemi per chi arriva con l'auto e non con i mezzi pubblici. Ribadisco ancora, stasera a mezzanotte la versione integrale della gara 3 con Siracusa per la Pallanuoto Trieste e poi naturalmente domani alle 18 la replica. Diamo uno sguardo alla situazione meteo con la nostra visuale dalla nostra terrazza. Vedete cielo sereno e insomma già temperatura bella calda, su pianura e costa cielo sereno, sulla costa al mattino borino, nel pomeriggio brezza dal mare che mitigherà un po' il caldo, sui monti prevalenza bel tempo ma dal pomeriggio qualche annuvolamento e possibile qualche isolato rovescio. Per la costa invece situazione appunto di cielo assolutamente sereno, temperature minime tra i 23 e i 25 gradi, massime tra i 28 e i 32, situazione che dovrebbe essere quasi identica per la giornata di domani, con temperature però che aumenteranno ulteriormente. Domani sulla costa in Friuli Venezia Giulia minime tra i 24 e i 26 gradi, massime tra i 30 e i 33, quindi caldo veramente, veramente estivo nella giornata di domani. Insomma sarà presumibilmente l'occasione per insomma, la prima gita al mare per tantissimi triestini, i quali magari ancora non sono riusciti ad approfittare del litorale o delle vicine coste istriane. Uno sguardo anche al Corriere della Sera, dicevamo in prima pagina l'intervista a Putin, non sono un aggressore, patto con l'Europa, Roma la grande spartizione, nuova accusa del sottosegretario Castiglione, ma Palazzo Chigi per ora lo difende, così i politici di destra e sinistra orientavano gli appalti e si dividevano le tangenti. Lega gli imprenditori, la difficile via di Salvini dalla ruspa alla proposta. Il Milan che va per il 48% nelle mani di Mister B a fare appunto da 470 milioni all'ex premier resta la guida, svolta rossonera, Berlusconi dopo una lunga trattativa cede il 48% del Milan alla cordata thailandese che fa capo a Mister B a fare da 470 milioni all'ex premier resta appunto la guida, quindi la presidenza. Stiamo mirando alla parità strategica con l'America, questo insomma è il titolo dell'intervista con Vladimir Putin. La prima telefonata da casa, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Angela. Prego. Volevo darle il buongiorno. Grazie. La guardi, io volevo fare una segnalazione. Sì. Io ho 70 anni, da 50 vado alla lanterna. Sì. Io sono andata ieri la prima volta. La guardi, amico, i sindaci erano di destra, di sinistra, di parte, di tutto. Quando era la stagione estiva, era tutto ben pronto. Non poteva essere come che era di piazza, dopo è diventato tutto bene, ma questo sindaco gli dovremmo dare una medaglia. La guardi, una vergogna, sta facendo lavori, gli si vergogna perfino gli operai. Non sa dove appendere i vestiti, le mamme coi fiori, è una roba vergognosa che... Quindi signora, mi scusi perché magari sbaglio. Gli ho detto anche loro che si vergogna. Quando parla di lanterna, il pedocin. Sì, il pedocin. Okay. Perfetto, quindi difficoltà per gli spogliatoi e non solo? Per tutto, la guardi, per tutto, difficoltà. Ho capito. La guardi, tutto, cioè ci sono i lavori in corso con i bagnanti che insomma ormai... Sì. Sì, la guardi, è una vergogna.
Una vergogna, la guardi, mi vergogno di essere una cittadina di questo sindaco. La guardi, una volta gli diceva, adesso vi dico un'altra, quando che una persona guarda per terra bisogna stare attenti di quella persona che non la guarda in faccia. Mi devo guardare per terra dove metto i piedi. Mi devo comprare i sandali nuovi e a quel momento non ho guardato per terra, mi ho trattenuto per non andare per terra, mi si è distaccato la suola, ho dovuto portare il calzolaio. Io ero di portare quel nostro bravo sindaco che mi compri i sandali nuovi, perché è una vergogna. La guardi, mi ho parenti di fora, gli è venuti dopo 6 anni a Trieste. Le ho detto, mi non posso credere che la Trieste sia questa. La Trieste era un fiore all'occhiello. E gli ha detto, ma chi governa? Ma è una vergogna, gli ha detto. Una belletta compagna, mari, monti, di tutto, e gli ha questa vergogna. Ma è da scacciarlo a calci nel sedere chi che è in questa posizione. Grazie signora per la sua segnalazione, io tra l'altro credo che ce ne occuperemo con un servizio, a questo punto verremo a toccare con mano, a vedere con le nostre telecamere la situazione. Grazie per la segnalazione, buona giornata, pubblicità, subito dopo Sandra Savino, parlamentare di Forza Italia. Pioni. Che bisogna eliminare quelle situazioni nelle quali oggettivamente c'è una sovrabbondanza, che molto spesso, e guardate, lo dico perché ne sono assolutamente convinta, è una sovrabbondanza di poltrone, perché nessuno elimina il servizio. Il governatore Sarracchiani sceglie il convegno dell'Associazione Italiana Fisioterapisti per rispondere alle polemiche sulla riforma sanitaria da parte dei primari. Sulla nostra emittente il professor Gambardella aveva parlato di una Trieste scippata della sua sanità senza alcuna resistenza da parte del sindaco. Oggi il presidente dell'Ordine dei Medici Claudio Pandullo, nel faccia a faccia con il numero uno della regione, ha aggiustato il tiro parlando di polemiche sterili. Se è sterile non me ne preoccupo, perché credo onestamente che faccia parte di una concezione della sanità che va immediatamente superata, cioè non c'è più tempo, siamo già tardi. Poi la Sarracchiani entra nello specifico spiegando il perché la sanità regionale, che impegna il 55% del bilancio ed è rimasta, stando al Presidente, ferma agli anni 90, vada necessariamente riformata. Noi ci ritroviamo con 17 ospedali pubblici, una quantità infinita di posti letto per acuti, ma come dire, una ospedalizzazione orientata agli anni 90, tu entravi in ospedale, facevi l'intervento e stavi un sacco di tempo in ospedale, per cui quando uscivi avevi altre esigenze. Ora la medicina è cambiata, entri in ospedale, fai l'intervento, esci praticamente il giorno stesso in gran parte delle circostanze o di lì a pochi giorni, ma quella sanità non ha saputo negli anni riadattarsi. Non manca una citazione delle attuali magagne nel mondo della salute, dalle aziende sanitarie in concorrenza sui pazienti alle sovrapposizioni sul fronte ospedaliero. Pur avendo in cura la stessa persona, le dinamiche tra il medico dell'ospedale di Tolmezzo e quello di Udine sono determinate semplicemente dalla fortuna o dalla sfiga che dall'altra parte ti risponda uno che sa chi sei e vuole o desidera risponderti, altrimenti rimani appeso al filo. Infine, l'invito fermo e deciso a collaborare con un processo di riforma che inevitabilmente proseguirà. Perché nel momento in cui dici che ospedale, università e territorio devono stare insieme, vuol dire che rivedi anche i ponti di comando, vuol dire che rivedi le scale gerarchiche, vuol dire che in questo sistema che non è più verticale ma che deve diventare orizzontale, tutti devono cedere qualcosa, un po' come quando si vuole fare l'Europa, no? Si dice che l'Europa esisterà soltanto quando gli stati nazionali cederanno un po' di sovranità nazionale. Bene, ognuno di quegli stati nazionali che sta dentro la sanità di questa regione deve cedere qualcosa, altrimenti non se ne viene fuori. Allora, queste le parole della Sarracchiani ieri al convegno dell'Associazione Italiana Fisioterapisti. Tra poco sentiremo proprio la replica su queste parole del parlamentare di Forza Italia Sandra Savino. Sentiamo la telefonata da casa che abbiamo in attesa. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego signora. Senta, mi scusi se disturbo, ma volevo solo un'informazione. Dove si va a firmare da via Mazzini per... che hanno chiuso la via Mazzini per fumare e che la riaprano, perché sono andata a San Giacomo e in Piazza Goldoni ieri non ho trovato niente. Sa dirmi dove si va? Se lei va nei negozi di via Genova, cioè ancora nella parte diciamo pedonalizzata di via Genova, diciamo così, dietro
la Chiesa Ortodossa, sì, credo di essermi fatto capire, in tutti quei negozi su quel tratto di strada pedonalizzata dovrebbe esserci all'interno proprio la possibilità di firmare alla cassa dei negozi, perché sono gli stessi negozianti ad aver aderito alla raccolta firme contro via Mazzini, cioè contro via Mazzini pedonali, era questo il concetto? Va bene, la ringrazio tantissimo. Ecco. Grazie signora, tra l'altro ho anticipato un tema di un servizio che presumibilmente realizzeremo nella giornata odierna proprio relativamente alla situazione di via Mazzini, perché ci sono appunto i commercianti che in una larga parte hanno subito dei cali nelle vendite abbastanza drastici, peraltro a quello che è venuta a sapere la redazione di Tele4, attorno al 30-40% in alcune aree vicine, non su via Mazzini ma limitrofe, quindi anch'essi si sono dati da fare con la petizione. C'è un'altra telefonata? Pronto? Prego. Pronto? Prego. Eccolo, pronto. Finalmente ho sentito un'altra persona che si era lamentata sulla lanterna al pedocin, una di quell'ordine, quella caica di persone che frequenta il bagno della lanterna. Mi ho già fatto parecchie segnalazioni e non so, o non mi passerà più la linea, o si stuferà, o mi metterà a posto, mi continuo con questa mia testardaggine delle pedocin. Due cose volevo, senza dare la colpa né a Tizio, mi volevo fare soltanto anche due domande. E la capitaneria di porto molto probabilmente che ha dato a noleggio, che ha dato all'appalto, non so come, e il posteggio davanti alla lanterna. Beh, ecco, credo che chi che cacciotto la cooperativa, chi Pallori, avrà la responsabilità di questo posteggio. Tra le responsabilità non sarà soltanto quella di incassare, ma anche di controllare se la gente paga ed è scovata per terra, ed è rifare le stricche gialle degli invalidi, ed è tirare via tutte quelle scovasse, siringhe, preservativi e compagnia bella che si dà degli invalidi. Punto primo. Punto secondo. Come che ha detto la signora, i Gadà ha cominciato nella settimana i bagni, e quei famosi discorsi, quelli lugani, quei pigoli, quella roba che metteva per ciò che non veniva dentro le scovasse, che una volta che i più vecchi si ricorda si parlava dei travi, infatti si ancora il detto andiamo a finire dei travi, per fermare le scovasse. C'è un paio di giorni che l'acqua è, dico, poco splendida, però venendo a mancare quella barriera, passa di tutto, però l'acqua non è sporca, però passa, galleggia di tutto, di più. Adesso, dopo che si cambia dalla parte degli uomini, così, quattro caretti delle COP, tipo quelle delle COP, dei supermercati, pieni di strafanici, di scovate, di catene, di galleggianti, di roba. Dall'altra parte che c'è tutte queste barriere nere buttate là per terra, che non si sa se le rotte, se le cade montare, se le cade buttarle via, se le cade portarle via, non si sa. Adesso la domanda che volevo fare questa, che sarà qualche dun responsabile sia della cosa che ho detto prima che di questa roba qua? Ecco, volevo vedere la possibilità del io lo dico Tele4, lo dico Tele4. Sì, sì, guardi, ho già. Chi che mi ascolta? Ho già. Però, che sarebbe la possibilità di venire a capo a questa. Guardi, non è il primo servizio che faccio anche personalmente su questo tema. Il problema è poi se ci lasciano entrare, glielo dico francamente. Sì, beh, quindi comunque all'esterno è una roba stomigosa. Lo so, lo sa, fare un servizio televisivo sempre se immagini è sempre difficile. Comunque oggi sicuramente veniamo sul posto. Quindi anche un sabato. Grazie, se no mi torno a rompere le scatole. Oggi è un sabato, quindi ci sarà anche tanta gente. Allora, ci ha raggiunto in studio l'onorevole Sandra Savino di Forza Italia, grazie per essere con noi. Buongiorno. La lancio subito su quello che è stato uno dei temi della giornata di ieri, perché c'è stata questa forte polemica da parte dell'Ordine dei Medici e poi in particolare dei primari, l'intervista del professor Gambardella che ha aspramente criticato la riforma sanitaria regionale e lanciato anche delle accuse di immobilismo al sindaco di Trieste, ma più in generale insomma la riforma. Ieri la Serracchiani ha risposto, abbiamo visto poco fa proprio alcuni pezzi diciamo così integrali delle sue dichiarazioni, quella che insomma ha dato un po' il titolo alla giornata è stata
c'è una sovrabbondanza di poltrone in Friuli Venezia Giulia nelle strutture sanitarie, non certo di servizi. La Serracchiani ha detto sostanzialmente tutti devono collaborare alla riforma, altrimenti non si va avanti. Le chiedo insomma la sua replica, il suo commento su questo tema. Ma io sono senza parole anche rispetto alle dichiarazioni della Presidente Serracchiani. Allora, è chiaro che all'interno del bilancio regionale la sanità ha una porzione molto importante. È evidente che la riforma andava attuata, tant'è che noi, contrariamente a quello che ho sentito anche ieri proprio per Tele4 da parte, credo di Lauri, non vorrei sbagliare, noi non abbiamo prodotto niente, anzi da parte di Rovis forse, non abbiamo prodotto nessun tipo di riforma, cosa che non è assolutamente vera. Avevamo fatto una proposta che poi è stata, avevamo fatto una riforma sanitaria che poi è stata tolta da parte della Serracchiani. Quindi è chiaro che questa riforma andava fatta, ma se la Presidente Serracchiani parla di poltrone, la Presidente Serracchiani non comprende il valore e la professionalità dei primari della nostra sanità. Quindi lei non può andare con l'accetta e tagliare to cure i primari perché non si sa. Perché dietro al primario ci sta una struttura, ci stanno dei servizi, ci stanno delle professionalità che verranno a mancare. Allora, tagliare la gambardella, tagliare il reparto della gambardella della chirurgica, ma che senso ha distruggere un reparto che funziona, che offre servizi, che è ben gestito e che gode della professionalità di gambardella? Allora, se vogliamo cercare di unificare, bisogna fare un altro ragionamento. Avremmo dovuto comunque metterci a tavolino e comprendere esattamente, ma tutti insieme, quale tipo di impostazione la Presidente voleva dare a questa riforma, perché se per la Serracchiani fare la riforma è tagliare gli ospedali, tagliare i posti letto, tagliare i servizi, questa non è una riforma, questo è uno scempio. Allora, chiaramente, quando lei accorpa, ma accorpa sulla base di che cosa? Allora, abbiamo la medicina d'urgenza che è ottimamente condotta dalla dottoressa Stabile, no? Allora, tagliare la medicina d'urgenza per accorparla al pronto soccorso, e già noi sappiamo che cosa vuol dire stare 10 ore in fila al pronto soccorso, allora non vorrei che poi questa riforma sanitaria andasse anche un po' sull'onda della punizione, no? Perché chi osa essere contrario a un certo tipo di ragionamento o di percorso, allora viene tagliato fuori. La dottoressa Stabile, in modo molto puntuale, molto urbano, ha espresso le sue perplessità, cosa fa? Gli tagliano il reparto. Allora, se tagliare il reparto per lei vuol dire risparmiare, allora rispetto a tagliare la sanità, lei cosa fa? Lei toglie le province, no? Toglie 4 province, ma di 4 province che ha tolto, che in realtà non ha tolto perché esistono ancora, apre 17 unioni territoriali. Allora, non comprendo, anzi comprendo, per dire la verità, comprendo nel senso che queste riforme, tutte le riforme che la Giunta Serracchiani ha messo in atto, sono riforme a forte impronta ideologica, non hanno un perché dato da una riforma che può essere strutturale, che può essere per migliorare i servizi e per diminuire la spesa. Allora dico, se questo dà essere, credo che i cittadini se ne accorgeranno e se ne stanno già accorgendo, ma questa storia della sanità porterà ad un disastro. Allora, su un comparto come quello della sanità, credo che sanità e lavoro vadano applicate vanno applicati dei metodi proprio scientifici, prudenti. Non possiamo giocare con la salute dei cittadini, no? Non possiamo giocare con uno che è il lavoro, salute e lavoro sono i temi primari della vita di ognuno di noi, no? Allora, se lei, per lei i primari sono solo sedie, questo mi meraviglio di questa impostazione qua, no? Naturalmente taglia, perché a Trieste taglia 280 posti letto, taglia medicina d'urgenza, chirurgia, ortopedia, taglia, però cosa fa? Però aggiunge e mette 6 primari di psichiatria sul territorio. Allora, o pensano che qua siamo tutti suonati, che può anche essere, penserà Serracchiani, probabilmente pensa che Trieste sia una città di fuori di testa.
perché mi taglia gabardella e mi mette un altro psichiatra, cioè par qua che siamo tutti dementi. Allora dico, francamente, credo che così non si possa fare. A Udine adesso su, perché poi tra l'altro quello che vorrei spiegare ai miei concittadini, taglia 84 posti, credo 84 primariati, no? Noi ne abbiamo 4, 5, 6, dall'altra parte Udine e Pordenone ne ha tanti di più, no? L'Italia. Ma quando Forza Italia ha chiesto all'assessore Tedesca di venire in aula a riferire quali primari taglierà, questa risposta non l'ha data e la risposta non la darà fino dopo le elezioni comunali, fino dopo le elezioni di Trieste, del sindaco di Trieste e del sindaco di Pordenone, perché non urta in campagna elettorale questo ragionamento, no? Lei non si espone in questo modo. E quel che è ancora più grave è che il sindaco Cosolini su questo tema non abbia detto una parola, perché interviene sulla spiaggia per cani, interviene sul il cagnolino nell'autobus, ma il sindaco Cosolini è al netto di Forza Italia, non c'è stato uno in consiglio comunale che abbia difeso la sanità triestina. Ma perché? Per quale motivo? Perché non ha difeso la nostra sanità? Perché non ha difeso i nostri primari? Perché non ha difeso il nostro pronto soccorso? Perché non ha difeso i reparti che sono stati, che verranno chiusi? Perché il sindaco non parla? Per quale motivo, voglio capire, per quale motivo il sindaco non ha detto una parola sulla sanità? Non ha detto una parola, adesso c'è il discorso delle UTI, niente, lui si occupa di che, ma di che cosa si occupa? Cioè Cosolini, di che cosa ti occupi in questa città? Perché io non lo so, non capisco. È fermo, sono 4 anni fermi, adesso forse col sistema pre-elettorale allora forse si darà una mossa, ma io voglio sapere, voglio che il sindaco mi risponda e mi dica perché non hai detto una parola a tutela della salute dei triestini, per quale motivo? Allora, abbiamo una telefonata da casa, diamo spazio al telespettatore, pronto, buongiorno. Vediamo se c'è ancora, altrimenti sentiamo. Eccolo qua, buongiorno. Buongiorno. Allora, mi parlo di Triestino, se mi esprimo meglio. Sì. Allora, quella che era fatto del cambiamento degli autobus, no? La sera mi sono accorta con l'Inps per farlo rivederci, perché la sera mi sono scesa nell'11 ieri. Via Mazzini, ok. Quattro semafori per ne prendere la 10. Mm. Sotto il sol, aspettare tutto. Io mi temo che sia paura, che sia piova, che sia tutto quel che vuole. Cosa la pensa la che creeremo prima? Non so cosa che la fa di notte, se si sogna, non so le strille, non so cosa che la pensa. E invece di tutto, che la vanno in pace stessa ora che la vadi, no? No, quelli che devo dire. Grazie. Grazie della sua segnalazione. C'è da dire che insomma su via Mazzini ormai insomma Sveglia Trieste si è specializzata. Sentiamo, se non sbaglio c'è ancora un altro telespettatore, sentiamo anche lui, poi rispondiamo. Buongiorno. Pronto? Prego signora. Posso? Sì. Allora volevo dire una precisione, c'è una cosa, da povera nonna a casa e forse sono anche, non sono al corrente di tutte le cose politiche, però io posso spiegare una cosa che Sandra ha detto dei medici psichiatri. Ed è logico, perché in consiglio regionale abbiamo uno, insomma quello che un po' beve, che è anche un psichiatra, poi e i psichiatri sono tutti di sinistra, allora sostituiscono con quelli di sinistra. Ecco, e ancora una cosa ti do per stabile, se fate o qualcosa nella piazza Goldoni, che andate con le vostre, via Giacinto Galina, la fermata del bus. Che è una cosa vergognosa, si sente da tanti bus, anche brave con le carrozzine, signori con i bastoni, e si incrociano tutti, non si sa dove andare, uno addosso all'altro. Se questo è un sistema della signora, forse la signora che sta studiando, non so, fare il dottorato in urbanistica, ecco, se questo è il suo corso, ecco, la mattina ho finito le proteste della mattina, ma Trieste ogni giorno sarebbe qualcosa. Grazie signora. Grazie signora. Allora porterei l'onorevole Savino di nuovo sul discorso di via Mazzini, ci sono petizioni un po' dappertutto, perché oltre a quelle spontanee dei cittadini poi sono stati i negozianti di una parte di via Genova e non solo
a, diciamo così, prendersi la petizione di negozio, perché molti hanno subito, diciamo così, perdite negli incassi delle ultime settimane tra il 30 e il 40%. Qualcuno addirittura mi ha confessato: se il 5 di luglio viene confermata la pedonalizzazione, chiudo o mi sposto da un'altra parte. Allora, anche qua, no, intendo dire, se il piano del traffico corrisponde solamente a quell'enorme vasone, c'è un vaso enorme all'incrocio fra via Mazzini e cos'è, via e via Embriani, cioè sono questi due vasoni, ecco, il piano del traffico si è concluso in questo modo qua, no? Allora, mi viene da pensare che se già le componenti di un'associazione di categoria, perché stiamo parlando del commercio in questo momento, no, sono contrari a questo tipo di iniziativa, anche perché in questo momento dobbiamo muoverci proprio con i piedi di piombo rispetto a modificare condizioni che possono dare un po' di ossigeno e di sviluppo all'economia di questa città, se nemmeno i componenti delle associazioni di categoria sono favorevoli a questo tipo di soluzione, non vorrei che questa chiusura fosse, come dire, pro solo alcuni, no? Perché anche questo possiamo aspettarci anche questo, no? Allora, non comprendo la logica, non comprendo che cosa possa voler dire per i triestini, quale beneficio possono avere i triestini da aver chiuso un pezzo di via Mazzini, perché a quanto mi risulta altro io non ho visto. Allora chiedo, no? Anche qua, con che logica? D'altra parte però, se abbiamo l'assessore all'urbanistica che come dire, sponsorizza le piste ciclabili a Trieste, abbiamo detto tutto, no? Cioè che, che andare in bicicletta a Udine sia normale, ci sta, andare in bicicletta in Friuli ci sta, andare in bicicletta a Trieste la vedo piuttosto difficile, no? Quindi questa gira in bicicletta e probabilmente misura il piano del traffico con la bicicletta, perché altrimenti non mi viene in testa nessun altro motivo per cui ha tirato fuori sta novità. Allora chiaramente mi rendo conto che in questo momento, poi come ho detto prima, di difficoltà, dove magari uno ha il negozio aperto e sa che per abitudine i clienti vengono là in un modo, magari anche se vogliamo qualche volta barbaro, perché i triestini non è che proprio ogni tanto mettono la macchina qua, là, su, giù, però in questo momento intendo dire, sempre nel rispetto della legge, cerchiamo di chiudere un occhio, cerchiamo di fare in modo che questa città riesca perlomeno con queste piccole attività ad andare avanti, no? E invece qua il buon senso non c'è, non alberga in questa giunta e nel sindaco. Probabilmente lui in campagna elettorale dirà: io ho fatto il piano del traffico, sì, grazie, poteva fare a meno, che faceva più bella figura. Altra telefonata da casa, pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Sì, buongiorno. Sono Pepe Terenchiusa e tutti. Buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo solamente collegare il discorso che faceva prima l'onorevole Savino, che praticamente, insomma, sia da parte politica sia da parte sindacale sarebbe ora di finirla di fare solamente azioni che vertono solamente per una sorta di mostrarsi per prendere più voti o più pesce, insomma basta giocare con la gente, no? Io vedo adesso ultimamente di nuovo Bandelli alla ricarica con la Sertubi, dopo 3 anni che era completamente sparito. Vedo sindacati come la FIOM che prima non firmano accordi a Roma e poi vanno in piazza con gli ex operai della Sertubi a chiedere corsi eccetera, quando loro sono i primi che non hanno accettato quell'accordo, sarebbero i primi a dover stare zitti. E noi come RSU, da piccoli come siamo, stiamo portando da un anno avanti un discorso per inserire gli operai Sertubi solo perché sono siderurgici, in un eventuale laminatorio tramite ricorsi di formazione, cose che abbiamo cominciato a parlarne con l'assessor Panariti e Adeletino già l'estate scorsa. Sì. Adesso che le cose si concretizzano, ecco che vengono fuori gli avvoltoi dicendo: aiutiamo gli operai, aiutiamo gli operai. È ora di finirla, perché l'accordo si sta tendendo, prima o poi scoppia un casino, perché la verità verrà fuori. Qua si fa campagna elettorale sulla pelle della gente, è ora di finirla, tranne naturalmente i presenti che insomma ancora oggi ho l'opportunità, insomma, di poterne parlare tranquillamente pur non essendo più, insomma, in carica in regione.
Grazie mille. Grazie, grazie per la sua telefonata. Effettivamente il caso Sartubi, insomma, rischia di, insomma, di prestarsi a strumentalizzazioni come si è prestata a strumentalizzazione in caso della Ferriera, insomma, negli anni passati, insomma, in precedenti elezioni. Se non sbaglio era Michele Pepe dell'RSU. Sì, ma, Sartubi, sì. Ma in merito a questo, forse sono stata qualche volta accusata di non aver più parlato né di Sartubi né di Ferriera, però se ricorda bene Pepe, che abbiamo vissuto un periodo piuttosto difficile per quanto riguarda proprio Sartubi e la Ferriera, sa bene che uno dei miei intenti principali, ne avevo parlato pubblicamente anche in tutte le conferenze di servizi che facevamo in regione, io proprio non volevo toccare l'argomento della Ferriera come elemento di campagna elettorale, e questo è andato a buon fine fino al momento in cui è arrivata la giunta Serracchiani, perché ricordo a tutti che nelle riunioni che facevamo erano presenti, su mio invito, erano presenti il sindaco Cosolini, la Bassaporo, Pat Nesla, DEC, le parti sindacali, le parti datoriali. Abbiamo sempre cercato, e con il sindaco e con la presidente della provincia avevamo iniziato un percorso che andava di là della politica, no? Perché siccome sta storia della Ferriera ha rotto abbastanza le balle, perché sono anni e anni e anni che la politica si impossessa di questo tema solo in campagna elettorale, io per questo motivo qua mi sono tenuta, da quando sono uscita dalla giunta e dalla regione, mi sono tenuta molto, molto lontana, perché chi ha vissuto con me quel periodo sa quello che la giunta Tondo ha cercato di fare per aiutare la Ferriera, per aiutare Sartubi, lo sa. Non ho da dimostrarlo ai cittadini, perché non mi interessa, perché non voglio mettermi a livello di l'avevamo detto, non mi interessa niente, perché per me al di là dei voti conta la salute delle persone e il lavoro che le persone hanno diritto di avere per mantenere la propria famiglia e mantenere se stessi. Quindi non ho voluto toccare appositamente questo tema, non intendo toccarlo, perché sta nelle mani adesso di un partito diverso dal mio. Io ho cercato di condividere questo percorso proprio per andare sopra la politica, per andare a dimostrare una volta ogni tanto che la politica si occupa veramente delle persone, che non si occupa solo di avere questi schifosi voti, perché guardate che le preferenze portano a questo, portano a saltare sempre sui carri, come dire, dei vincitori, o sui carri dei problemi che stanno per essere risolti. Quindi io questa roba qua a me non me interessa proprio niente, mi interessa che ci sia la salute nei rioni di Trieste, che questa gente abbia, perché Pepe si è tanto battuto anche per quanto riguarda la questione di Sartubi. Se non ricordo male, sotto Natale eravamo io con l'assessore Brandi a firmare proprio le casse integrazioni, abbiamo tormentato quello che era uno dei fautori di questo bel disastro, che era Gozzi di Federacciai. Mm-hmm. Cioè abbiamo cercato di fare di tutto per far comprendere la situazione drammatica in cui versavano questi lavoratori, sono stata anche da loro spesso. Quindi non mi interessa il voto di nessuno, in questo caso qua non è un caso che, cioè, non possiamo parlare e poi, come dire, derogare alla parola, no? Allora la politica deve occuparsi delle persone in base ai propri principi, no? In base ai voti che raccoglie o non raccoglie, no? Perché non è così, anzi approfitto per dire proprio che cosa? Che bisogna cominciare una campagna di sensibilizzazione, perché indipendentemente da chi il cittadino sceglie di votare, però il cittadino deve andare a votare. È necessario che il cittadino vada a votare, perché la politica è disorientata da questa affluenza così bassa. La politica non ha quella legittimazione, non dico totale, ma è sufficiente per avere una linea di condotta nella politica proprio a tutti i livelli, chiara, no? Allora il cittadino deve poter aiutare anche la politica seriamente, andando, esprimendo il proprio voto, indipendentemente per chi, perché poi, come dire, una volta si vince, una volta si perde, e si combatte sempre per, come dire, per poter essere alternativi a quelli che in questo momento governano. Però chiedo che i cittadini facciano uno sforzo su questo argomento, perché è un argomento serio, è un argomento che in questo momento di grossa difficoltà, che non accenna a passare, dobbiamo essere anche aiutati proprio dalla volontà popolare nel comprendere che cosa la gente vuole, no? Ci sono i programmi elettorali che devono essere semplici, che non possono essere farciti di mille stupidaggini, ma ci sono dei punti, le stupidaggini vengono nel momento
dire, del benessere, no? Allora ci devono essere dei punti chiari, pochi punti chiari, e la gente deve dire mi va bene questo, non mi va bene quest'altro, quindi proprio è una campagna di sensibilizzazione che intendo fare da qua in avanti, e torno a ripetere, indipendentemente poi da chi, da come il cittadino si esprime, però c'è la necessità che il cittadino vada a votare. Allora, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ci vediamo tra poco ancora con altre telefonate, altri servizi e l'onorevole Savino con noi. Rieccoci qua con Sveglia Trieste in questa mattinata di caldo già estivo, anche in studio. Allora, proseguiamo il nostro, diciamo così, la nostra conversazione con le vostre domande da casa, sempre allo 040 31 39 93, con il tema del porto, onorevole Savino, perché nelle ultime settimane è emersa, insomma, questa bozza di riforma che sostanzialmente parla di un'aggregazione dei porti del nord Adriatico, no? Trieste, Venezia, ancora Ravenna, no? Quindi, come dire, certi dicono si rischia di annacquare insomma, la specialità di Trieste, che con gli altri porti non ha a che fare. Altri dicono c'è il rischio che Venezia fagociti tutto, e tutto sommato lo stesso presidente, scusate, commissario dell'autorità portuale di Trieste D'Agostino non è molto d'accordo con questo. Ma insomma, credo che, a parte il fatto così che la bozza non è ancora disponibile per poter fare considerazioni più puntuali, comunque anche qua sì, bisogna capire il ruolo che questa regione intende avere sulla valorizzazione e sponsorizzazione di Trieste come sede dell'autorità portuale unica. Mozione che io ho presentato adesso alla Camera proprio per comprendere quale tipo di strategia il Ministro e la Presidente della Regione intendono mettere in campo proprio per valorizzare Trieste. Non occorre che spiego ai miei concittadini il valore che ha il porto di Trieste, non occorre che spiego ai miei concittadini quale tipo di aggressione potrebbe subire Trieste avendo un'unica sede portuale dell'autorità portuale con dentro una potenza come Venezia. Allora chiaramente ci sono peculiarità diverse nell'accorpare questi porti, no? Trieste, Venezia, Ancona e Ravenna, ognuno con la sua specificità, però credo che Trieste per tanti motivi, uno prima di tutto la posizione geografica e anche quello strumento straordinario che è il punto franco, può essere quella autorità e quella sede naturale per essere in grado di sviluppare i traffici col nord Europa. Allora, evidentemente ci sono alcune valutazioni da fare rispetto al potenziamento delle strutture, specialmente retroportuali del nostro porto, della nostra città, però che non mi vengano a dire che non ci saranno comportamenti e strategie diverse e naturalmente portate a se stessi dei rappresentanti dell'autorità portuale unica. Innanzitutto bisogna chiarire questo discorso del piano Juncker e dei soldi che Venezia riceverà per l'offshore, perché è chiaro che è un tema dirimente rispetto a tutta la strategia del nord Adriatico. In più bisogna capire, noi vorremmo capire, ma magari prima delle elezioni del 2016, che cosa il governo intenda fare, il ministro delle attività produttive di questo paese intenda fare rispetto al rigassificatore, che non è un tema indifferente se verrà o non messo nel Golfo di Trieste. Quindi questi due sono dei temi che andrebbero affrontati magari anche in modo, come dire, trasversale, no? Da parte della politica, perché non è che vivono solo quelli iscritti del PD a Trieste, viviamo tutti fino a prova contraria. Quindi chiedo, abbiamo avuto modo di chiedere questo non solo Forza Italia ma anche, per dire la verità, il Movimento 5 Stelle aveva chiesto delucidazioni sulla questione soprattutto del rigassificatore, perché ricordo
che la motivazione che la giunta Tondo aveva dato proprio per rimandare al mittente la possibilità di mettere il rigassificatore era stata quell'elemento che ci aveva dato la dottoressa Monassi sullo sviluppo portuale e sul fatto che lo sviluppo portuale fosse condizionato dalla presenza del rigassificatore. Quindi questo è un tema che va, un nodo che va sciolto per capire poi quale tipo di prospettiva questo porto può avere, perché se sono incompatibili traffici e rigassificatore viene da sé che Trieste non può essere il centro dello sviluppo dei traffici del nord est Europa, proprio perché le due cose non ci stanno. Allora, altra telefonata da casa, vediamo se c'è il telespettatore. Pronto, buongiorno. Vediamo se c'è. Signora, signore. Niente, allora passiamo avanti perché insomma abbiamo visto la situazione del porto, vediamoci il servizio invece sul vertice, sul tavolo romano al Ministero dello Sviluppo Economico di ieri sul tema Alcatel. A quanto pare, anche se non ci sono ancora, diciamo così, delle notizie definite sui precari, ci sono state delle aperture dei sindacati sul progetto Flextronics, sembra si vada avanti in modo positivo da parte di tutti rispetto a, diciamo, prime convocazioni, primi tavoli dove erano state sollevate diverse critiche al progetto dell'azienda americana. Sentiamo. Un piccolo passo in avanti. È una posizione di ottimismo quella espressa dai sindacati sull'esito del tavolo odierno presso il Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Alcatel. Abbiamo cominciato a discutere del piano industriale, abbiamo cominciato a vedere qualche numero in termini di investimenti economici sia a livello di tecnologie che a livello di formazione che a livello di accrescimento, diciamo, delle capacità dello stabilimento. Si è entrati anche nella discussione su un piano di stabilizzazione dei lavoratori precari, sui quali però oggi diciamo non abbiamo ancora un numero nelle mani, in quanto l'azienda sta facendo, diciamo, la due diligence in corso presso lo stabilimento di Trieste, quindi sta affrontando la questione numerica in questi giorni, si è riservata di risponderci con una proposta il giorno 22 di giugno, data nella quale noi ci riconvocheremo presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel corso dell'incontro Flextronics ha confermato investimenti per integrare il sito triestino nel sistema del gruppo e interventi annuali nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale. Lo stabilimento sarà costituito in società autonoma e avrà la necessità di sviluppare professionalità nuove di tipo amministrativo e commerciale. Rimangono ancora alcune questioni del piano industriale da approfondire ulteriormente rispetto alla missione industriale che si vuole dare allo stabilimento di Trieste. Quindi possiamo dire che sì, è stato fatto un passo avanti, ci sono ancora dei nodi da chiarire, comunque ecco, la discussione si sta instradando, insomma. All'incontro era presente l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Gianni Torrenti, che ha ricordato come la Regione disponga di ampi strumenti nel campo della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, che possono favorire la competitività dello stabilimento di Trieste. Senza questa, onorevole Savino, che sembra essere instradata forse più positivamente di quello che ci si aspettava in un primo momento, non ci sono ancora, diciamo, tutte le garanzie del caso per i precari. C'è una garanzia sull'occupazione di 3 anni a fronte di contratti già garantiti 5 anni più 5 di Alcatel con Flextronics, ma a quanto pare sembra esserci, insomma, qualche prospettiva migliore rispetto a quelle che si immaginava per i lavoratori. Ma guardi, io adesso ho sentito parlare dell'attesa di un piano industriale, credo di aver capito. Certo. Allora guardate, il piano industriale non è la carta del formaggio. Cioè, il piano industriale deve essere composto in modo serio, deve essere valutato, controllato, pesato e analizzato punto per punto. Abbiamo già avuto casi di aziende che qua sono venute, una per tutte Sertubi, perché Sertubi è venuta qua, pareva, no? Ecco. Credo che 6 mesi dopo abbia già messo la gente in cassa integrazione. Gindal, no? E proprio era stato verificato, dopo 6 mesi erano stati messi tutti in cassa integrazione, arrivavano i tubi dall'India con
le orme dei piedini degli indiani sopra il tubo, no? Quindi allora non credo che il sindacato debba essere serio nell'affrontare seriamente e non mettere la pezzetta e il cerottino sopra lo squarcio. No, perché io voglio capire innanzitutto, guardate, lo dico molto chiaramente, voglio capire chi è questa Flextronic, voglio capire chi è. Allora chiederò a Torrenti che venga in modo puntuale a fare una storia di questa azienda. Voglio capire se aveva già degli impianti qua, come li ha trattati, se li ha chiusi, se li ha tenuti aperti, quanti ha tenuto qua. Voglio capire, perché qua non possiamo fare queste solite sceneggiate, no? Risolviamo, risolviamo, risolviamo. Dopodiché questi che stanno da un'altra parte del mondo aderiscono a queste richieste sindacali e della politica, no? per un breve periodo, prendono il marchio, se ne vanno, fra 3 anni vengono qua e dicono noi ce ne andiamo perché non ce ne frega niente. Vedi Ideal Standard, vedi tutte quelle aziende vendute a queste imprese straniere o fondi di investimento straniero che in Italia non hanno niente a che fare, quindi accontentano i sindacati e la politica con qualche scemenza, no? Illudono i lavoratori di stare 2, 3, 5, e dopo un certo punto spariscono e la politica è là con la bocca aperta. Allora bisogna che, a costo di fare, come dire, dei sacrifici subito, però che le cose siano impostate in maniera seria. Quando parlo di un piano industriale non parlo di 4 conti sulla carta, no? Allora bisogna fare un ragionamento puntuale, perché guardate che andiamo a rischio di trovarci come ogni volta, e abbiamo, non lo dico io, ma lo dicono i lavoratori di Sertubi, lo dicono i lavoratori della Stock, perché guardate che la Stock, quando il fondo inglese è Oaktree se n'è andato, io personalmente, credo di aver fatto 200 telefonate per cercare di capire con chi parlare a Londra di questo fondo. Quando sono riuscita a trovare un disgraziato che mi ha risposto, mi ha detto, guardi, signora, mi dispiace, ma non ce ne frega niente, quindi fate pur quel che volete, noi, la nostra è un'azienda inglese. Ma, ecco. Dopo però, naturalmente, il cittadino vuole risposta. E io cosa dico al cittadino? Cosa dico? Cioè, come la risolvo questa questione? Quindi attenzione a quello che facciamo. Attenzione a quello che facciamo. E forse sarebbe il caso anche di condividere certi percorsi. Ma io farò chiamare dal Consiglio regionale l'assessore Torrenti perché ci racconti puntualmente la storia e la, come dire, la mappa genealogica della Flextronics. Allora, telefonata da casa, buongiorno. Pronto? Chiediamo se c'è ancora qualcuno o è rimasto, si è addormentato la cornetta, chissà. Buongiorno? Niente, vabbè. Allora, torniamo in studio e ci rivediamo l'altro servizio dal telegiornale di ieri, decisamente più leggero. Parliamo della Bora e della manifestazione collegata che sta andando in scena tra Piazza Goldoni e Piazza Unità, appannaggio soprattutto dei turisti. Provare sulla propria pelle il respiro della Bora, anche quando il vento non spira affatto, ovvero soprattutto nei mesi estivi. Refoli virtuali, insomma, appannaggio dei turisti. E questo è il principio ispiratore di Bora Matta, la prima manifestazione dedicata all'elemento distintivo più triestino che ci sia. Piazza Goldoni quindi diventa Piazza della Bora, con l'installazione dell'igloo Bora Box, dove provare l'esperienza multisensoriale di una giornata di forte vento da nord-est, la riproduzione delle raffiche, i rumori e le belle immagini di Rai Teche. Il tutto sotto l'organizzazione della Prandicom e l'ideazione di Rino Lombardi, già noto all'Ombra di San Giusto per il Magazzino dei Venti e il progetto del Museo della Bora. Fino a domenica 7 giugno chiunque potrà visitare il mini Museo della Bora con incontri, installazioni, laboratori o semplicemente lasciarsi andare ad una passeggiata nella Casa del Vento tra palloncini e cappelli volanti sotto la spinta delle raffiche. Occhio però a non sbattere la testa. Non mancheranno gli spettacoli. Stasera alle 19 in Piazza della Borsa i Pupin Cabaret, alle 21 a Revoltella il concerto jazz dell'Orchestra Senza Confini, poi domani e domenica alle 14.30 sempre in piazza gli Oggetti Volanti e gli Aquiloni di Edo Borghetti, infine la parte forse più poetica dell'evento, il Giardino delle Girandole allestito in Piazza Unità, centinaia di girandole rosse che hanno attratto da stamani centinaia di curiosi con bambini di tutte le età attratti da uno dei giochi più semplici del mondo eppure così amati. Buon vento a tutti.
E vabbè, insomma, anche la Bora, insomma, in qualche modo fa giustamente turismo. Un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Vediamo se c'è, dovrebbe aver appena telefonato, se non sbaglio. Buongiorno. Vediamo se riusciamo a collegarci. Niente da fare. Eccolo qua. Pronto? Sì, pronto. Prego, signora. Buongiorno. 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 La televisione, perché ancora non si rendono conto che con la televisione non si sente niente. Brava. Buongiorno. Prego. Volevo rivolgermi alla signora. Sì. Ha visto il sindaco? Beh, qualche volta sicuramente sì, l'ha visto. Ha visto il sindaco, signora Savini? No, no, all'inaugurazione della Bora. È l'unico posto dove si vede. Sì, sì, è vero. È vero. Lui è un uccello da bosco. E poi, appena inizieranno le corse per le elezioni comunali, stia certa che viene fuori anche che il rigassificatore non si fa, perché tengono gli assi nella manica. Bene, signora. Stiamo a vedere quel che succede. Sì, no, guardi, è una cosa demoralizzante quello che succede a Trieste. Io sono andata via da Trieste dopo 43 anni, mi sono trasferita a Monfalcone. Le giuro che quando vengo a Trieste mi viene da piangere. Non la riconosco più la mia città. Ho abitato 40 anni, 31 anni in Viale Miramare. La Trieste è cambiata al 99% in peggio. Concordo. Signora, grazie per la fate sua... Fate qualcosa, per l'amor di Dio, fate qualcosa. Grazie a voi. Grazie per la sua segnalazione. Non è la prima, devo dire, quest'oggi. Abbiamo aperto alle 7.28 con una signora che si lamentava perché al bagno lanterna, il pedocin, insomma, per dirla in triestino, diciamo così, iniziata la stagione balneare, e con la stagione balneare sono iniziati anche i lavori. La gente non sa dove andare a cambiarsi, da una parte degli uomini e delle donne, insomma, sono state due o tre lamentele in questo senso da parte, diciamo, degli aficionados, che hanno detto come è possibile che si pensi, diciamo così, a giugno ai lavori per la stagione balneare, diciamo così. Quindi sono arrivate varie segnalazioni degli affezionati. Altra telefonata. Vediamo chi c'è. Sì. Pronto, buongiorno, prego signora. Pronto? Prego. Dunque, vorrei segnalare che il giardino di altura è in totale degrado. Ecco. Cosa succede? Non tagliano l'erba e i bambini non possono andare e le siepi non sono state potate, le immondizie sono tutte a terra, i cani possono entrare e la gente non pulisce. Ecco. Quest'anno non è stato mai tagliata l'erba, perciò si figuri lei. Quindi, insomma, e le tasse le paghiamo, i servizi. Il giardino di altura, quindi. Insomma, il giardino quindi di altura. E meno male che è stato intitolato con tanto di targa a Borsellino Falcone, all'anima. Grazie della segnalazione, signora. Sono arrivate, insomma, diverse segnalazioni dalle periferie per situazioni. No, diciamo, le periferie così sono in totale abbandono. Purtroppo. Grazie signora. Onorevole, grazie su questo a voi, è un tema che ritorna, diciamo, abbastanza spesso. Ma allora mi pare che anche l'altra volta che ero qua a Sveglia Trieste è un argomento che ho affrontato. Tant'è che nell'amministrazione dove facevo l'assessore, la riqualificazione per esempio di Borgo San Sergio è stata una riqualificazione perché l'amministrazione ha preso in considerazione giustamente le periferie, no? Le periferie non possono essere abbandonate perché Trieste non è Piazza Unità, invece tendenzialmente si pensa che Trieste sia Piazza Unità e tutto il resto non esista, no? Allora ci sono manifestazioni, mercatini, ogni ben di Dio, no? Di queste che potrebbero anche essere
pianificate e messe in campo anche nei rioni, ma anche i rioni hanno bisogno un po' di essere rivitalizzati, di essere oltre che essere manutentati. Chiaramente devono esserci delle puntuali e oggettive considerazioni su quelli che sono, che è quello che è lo stato dei rioni, e vanno investiti dei soldi sui rioni. Vanno investiti dei soldi perché sicuramente nel salotto buono della città, in quello che è l'elemento di presentazione, no, del turista, del cittadino, no, che è Piazza Unità, e anche qua vorrei dire che basta andare in via Diaz, che fa schifo, cioè fa tutto schifo là, fa tutto schifo, è di un... Perché dopo mi viene nervoso, no, quando parlo di ste robe qua, perché dico, ma allora, invece che far fare il gioco del rispetto ai bambini in asilo e a scuola, perché non cominciano a far fare il gioco del comportamento e della civiltà che uno deve avere nel percorrere le strade di questa città? Allora, ci sono ragazzetti di 15, 14, 13, 12 anni che con le bombolette sporcano tutto, rovinano il patrimonio comunale, il patrimonio privato. Allora dico, io mi ricordo che mia madre, per una carta buttata per terra, mi dette uno schiaffone che ancora giro. Allora, chiaramente, è un gioco del rispetto, il gender, gli uomini, le donne, mia mamma, cioè, allora, bisogna che queste maestre, invece questo comune, si impegni a fare un percorso di sensibilizzazione dei ragazzi di quello che è il comportamento che i ragazzi, visto che la famiglia è assente, perché non penso che questi abbiano avuto un'educazione se si comportano la pipì per strada, cioè lasciare le bottiglie da sera in giro, i bicchieri, cioè penso che non abbiano avuto un'educazione familiare. Allora quindi forse è chiaro che bisogna che la scuola intervenga e, come dire, vada un po' a mettere educazione civica, che forse bisognerebbe reinserire a scuola, perché ci sto anche pensando su sta roba qua, sull'inserimento di educazione civica, perché questi in più, tra l'altro, mi rendo conto che i ragazzi non sanno niente, no? Sono in piazza che protestano, ma contro cosa non sanno neanche loro. Allora forse bisognerebbe cominciare un po' a spiegare come ci si comporta e come si sta in una società, in una, no? In una comunità. Allora, dovremmo collegarci ora con la sala operativa delle fiaccole locale, dovrebbe esserci il consiglio. Maresciallo Leonardi, mi sa che è partita una specie di preregistrato d'attesa, vediamo se c'è invece, eccolo qua, maresciallo Roberto Leonardi. Allora, le ultime sul traffico e le altre disposizioni di giornata in collegamento dalla sala operativa della Polizia Locale. Sì, buongiorno all'ospite intanto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Nulla è cambiato rispetto a prima, le ripeto, stiamo eseguendo delle rimozioni in Piazza dei Marinai d'Italia per la solita nave, per il resto non le direi null'altro, se no ricordarvi che nella giornata di domani c'è la processione del Corpus Domini, che farà Capo San Giacomo, San Giacomo in Monte, Vico, Sansovino, Capitolina, e arriva ovviamente in Piazza della Cattedrale. Tutto questo si svolgerà nel pomeriggio. E per il resto non le direi proprio niente, perché le ripeto, non è cambiato rispetto a prima. Perfetto, grazie al maresciallo Leonardi. Io vi ricordo invece che questa sera alle 19.30 alla Bruno Bianchi e alla piscina c'è la finalissima per la promozione in A1 della Pallanuoto Trieste contro l'Ortigia Siracusa. Chi vince va in Serie A1. Tele4 ve la proporrà in differita stanotte a mezzanotte e domani alle 18 per, insomma, raccontarvi questo percorso fin qui straordinario della squadra di Piccardo, della società presieduta da Enrico Samer. Ancora una telefonata da casa, velocissima, che siamo in chiusura. Buongiorno. Buongiorno signora o signore che sia, deve abbassare la TV. Pronto? Niente, vabbè, non c'è. Allora, volevo chiudere con Sandra Savino su un tema che abbiamo sfiorato, diciamo così, queste unioni territoriali di comuni decisi dalla regione, sul quale c'è già polemica, no bipartisan in commissione alla riforma regionale degli enti locali. Per quanto riguarda l'area giuliana, Duino Risina, Morupino, Muggia, Sant'Orligo, Sgonico e Trieste, assieme come unione comunale, ma c'è già un no da ambo le parti, quindi insomma si prospetta un percorso difficile. Sì, perché è una riforma che non ha proprio senso, non ha senso perché mette a capo di queste unioni nessun sindaco eletto dalla gente, ma mette un, come dire, amministratore delegato trovato all'interno
dei sindaci delle UTI, no? Ma mi chiedo per quale motivo... Cioè, a questo punto è una provincia alla fine, no? Cioè... Sono 16, veramente ne ha fatte 18-19, se non sbaglio, non so. No, dico per Trieste sostanzialmente. È una provincia, ma quello che non è chiaro, perché qua è tutto un fumo, no? È tutta una fuffa. Ci sono 17, guardi, non mi ricordo se la giunta, perché è una delibera dell'altra di venerdì, credo, abbia promosso 18-19 UTI. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il sindaco non governerà più il suo territorio, no? Perché ci sarà il presidente delle UTI che deciderà per tutti. Un sindaco avrà competenza per quanto riguarda l'anagrafe, la cultura, un po' di cultura e lo sport. Quindi vorrei capire i prossimi candidati, il candidato al comune di Muggia, no? Che cosa dirà ai suoi cittadini? Metterà in campo come programma elettorale, dirà io farò il marciapiede nuovo, impossibile perché deciderà l'UTI, io farò la variante, impossibile perché deciderà l'UTI. Allora domando, il sistema di tagliare la testa alla democrazia che in questo momento è evidente, no, da parte del Partito Democratico, è una cosa che mi fa rabbrividire. Allora il sindaco, vive Dio, è il sindaco e non posso pensare che al mio sindaco, a quello che io ho eletto andando a votare, come dicevo prima, magari senza andare al mare, no, rompendomi le scatole al seggio, quel sindaco là non mi rappresenterà perché dovrà stare sotto a chi comanderà, che sarà presidente dell'UTI. Allora mi domando se è una roba democratica questa. Allora i presidenti di provincia non sono eletti direttamente dai cittadini, ma all'interno dei comuni con una procedura demenziale. Le UTI tanto quanto. Le tariffe, che tariffe ci saranno? Cioè, cosa vuol dire? Le scovazze a Trieste, quanto costeranno rispetto alle scovazze dei comuni minori? Cioè, ma qua, qua è fare tanto per fare. Qua è fare tanto. Tanto ho fatto, ho messo una bandiera, ho fatto. Cosa? Non si sa o si sa perché è uno schifo. Però ho fatto, no? Allora sa. Allora, grazie all'onorevole Sandra Salino di Forza Italia per essere stata con noi. È tutto per Sveglia Trieste, arrivederci alle edizioni del nostro telegiornale. Buona giornata. Buongiorno.